tanto che non poteva percorrere lo strutto normalmente e si accontentava di via Libertà, via Piero VII fino a Mass. E quindi, come vedete, il festino ha il suo momento massimo splendore nel 700 e nel 800. I grandi viaggiatori, attratti dalla meraviglia della città di Palermo e dalla fama di queste feste, vengono a Palermo in quei giorni per assistere con loro occhi la festa di San Pasolino. Pensiamo a Noel, pensiamo a Brian, pensiamo a Alexandre Dumas, con le tre moschettiere, che venne qui e ne restò talmente meravigliato, tanto che scrisse, preso dall'entusiasmo, iniziò ad esagerare addirittura nella descrizione, una cosa, sì, perché comunque era la sua anno. Tutti questi viaggiatori, man mano, infatti tant'è che il festino era conosciuto forse più che in Italia, era conosciuto a molta Europa, quindi era veramente una fama di celebrità unica. E poi, oltre al carro trionfale, come noi sappiamo, il carro trionfale arrivò, fu un simbolo del festino. Poi nel 1857 cosa successe? Inizia i lavori di livellamento del tasso e il carro non si può costruire. 1860 in Italia, siccome il festino era oltre a essere festa patronale anche un'esaltazione della municipalità e anche del valore regio, monarchico, essendo un retaggio quasi dell'antico regime borbonico, dalla nuova amministrazione comunale, retta di quella meno stabile, venne abolito e quindi il carro non si costruisce. Nel 1896 sale al Consiglio Comunale appunto Giuseppe Pitre. Giuseppe Pitre, uno dei suoi primi interventi al Consiglio Comunale del 31 dicembre 1896, propone il ripristino del festino. Però, oltre alla motivazione culturale e l'importanza anche storica di questa festa, dà anche un messaggio pratico, ossia ravvivare il piccolo commercio, perché una festa porta un secondo economico. E quindi tutti quei venditori ambulanti, pensiamo a Mazzara, pensiamo a Squaglioni, avevano un ritorno economico. Questo ha dovuto fare perché si aveva un periodo di particolare tensione anticlericale, anche anticristiana, quindi una festa religiosa proposta era un po' anacronistica, allora tutti tre riuscì a infilarci a quel discorso sociale, economico. E per quell'anno fu la ripresa del festino. Giulio Bonomo realizzò questo carro altissimo, ci sono ancora oggi testimonianze fotografiche, un modellino prezioso che si trova in 103, e poi nel 1897 si rifece di nuovo. Dopodiché, non più. Il P3 non vuole neanche riparare, scusa, il P3 poi sdegnato, scrisse proprio nel suo libro Le feste patronali in Sicilia, la sua amarezza per questa pochezza culturale che in quel periodo regnava nella città di Palermo. Il carro non si vede più fino al 1924, dove, terzo centenario del regno di Santa Rosalia, venne celebrato un festino veramente molto corposo. Cardinale era Alessandro Lualdi, arcivescovo di Palermo, un milanese che però aveva capito Palermo e aveva capito il Milan e aveva capito Carina Sguardi, cosa fece? Carina Sguardi istituì un periodo di festa, tra l'altro fece pure il congresso eucaristico di quell'anno e volle che si facesse il carro trionfale. Il comitato di quell'anno commissionò all'ingegnere Pietro Scibilia, qui abbiamo una nipote, ecco, del genere Scibilia, un carro a postazione fissa, che non era altro che un altare mobile dove il cardinale celebrò la congresso. Carlo non se ne vide più, tranne il 1957 dove il comitato ne allestì uno sempre fisso con Foritato, dove era qualcosa, insomma, una sorta di palchetto della musica fatta in legno che ancora produceva il carro, fino a quando nel 1974 l'amministrazione, celebrando il 150esimo, no, il 150esimo anniversario del ritrovamento delle reliquie, fecero insomma la commissione di questi notti il festino, per proprio con il carro trionfale, che venne
commissionato il progetto all'architetto Rodo Santoro. E quella storia non si fa sappiamo. Ma oltre il carro, qual era l'arredamento del festino? Allora, intanto il festino c'erano tanti altri elementi, oltre il carro che fatto, tra cui la corsa dei cavalli, o dei belli, del palio. Pensate che il palio veniva da mezza Sicilia per vedere il stupalio del festino. Una cosa, tant'è che lo copiamo in molti paesi. Alta, non copiamo, come anche il carro trionfale. Pensate che nel 1800 pure Catania faceva il carro trionfale. Ovviamente non chiedo la ancora oggi, se volete vedere un carro del tipo ottocentesco, andate a San Giovanni Gemini la prima domenica di giugno, costruiscono un carro a Candelone che riproduce i carri ottocenteschi di Santa Rosalina. Anche quello per influenza di questa celebrità che aveva il festino palatinale. Così come anche il palio consisteva in una corsa lungo il cassa, ben eseguita alla fine del Settecento, ed era veramente a Camera Grande, come si svolgeva in tre giorni. E correva il Berbe, il Berbe erano dei cavalli che provenivano appunto dalla zona del Nord Africa, ed erano cavalli che allora erano molto, molto famosi appunto per la loro agilità, erano cavalli di corsa. Partiva da Porta Felice, si usava il sistema del canale come si usa oggi per il quadro di Siena, il via lo dava un senatore della città, cioè era un consigliere comunale che assumeva la campana, e i cavalli scattavano per raggiungere Porta Nuova, che la distanza era di un miglio siciliano, cioè 1848 metri, fino a Porta Nuova. Il traguardo di Porta Nuova veniva segnato da una perla, e sono due pedali che si mettono per il cuore simale della vita. Inizialmente erano guidati dai fantini. I fantini che erano dei bambini dagli 8 ai 11 anni, che poveretti venivano costretti a stare sopra i cavalli senza alcuna misura di sicurezza, senza cigni, senza niente, e al troppo di questi cavalli spesso succedevano delle disgrazie. Allora nel 1832 decisero, per parlare dei cavalli, un sistema di cinghie tutte fatte di palettine di chiodi, di cui sono poveri cavalli, ovviamente quando si muovevano erano eccitati a correre e quindi correvano, anche se spesso volte succedono sempre disgrazie, che nonostante c'erano dei paletti di legno messi ai lati del castello, qualche cavallo magari andava, ha ottenuto i palermitani incurabili dalla ringhiera, si sporgevano e quindi loro rischio, le scommesse che c'erano si giocavano pure la camicia, quindi era qualcosa di... Il premio qual era? Il premio era un'aquila di legno, dorata, che era l'aquila del Santo Palermitano, nel quale vi erano applicate delle monete d'argento. Non furono mai d'oro, solo d'argento. E il vincitore, il padrone del cavallo, lo portava in trionfo lungo il cassa, accompagnato da una schiera di tifosi che inneggiavano con dei canti particolari che anche Vitrelli ha documentato. Oltre la corsa dei cavalli, altro spettacolo, come dicevo poc'anzi, erano i giochi d'artificio. I fuochi di gioco, che erano due, i fuochi d'artificio, da parte di quello che si usava per la professione di musica. Il primo, detto prima, era il Palazzo dei Cavalli, poi la metà del Settecento se ne aggiunse un secondo, alla Marina, perché la Marina era ovviamente la piazza più grande, quindi dove contenere più persone. E non erano come li vediamo oggi, cioè gli artifici, cioè delle bombe in aria che si portano, ma venivano montate su delle macchine scene, come ho detto prima, che produceva la città di Torino, erano delle impalcature del legno dove venivano montate queste scenografie, che ogni anno producevano un tema diverso, un anno l'Etna, un anno un tempio greco, dove venivano proiettati tramite dei particolari fanali e dei lumi da dentro delle scene che rappresentavano episodi della storia del paese. La sera prima, infatti, si accendeva questa macchina di una
e venivano proiettate queste immagini, era una sorta di antesignano del cinema muto. L'indomani, ovviamente, c'era lo spartografo, dice questa macchina, dopo lo spartografo, prende una foto, quindi immaginate questa scintillio di foto di Pergama, di girandola e di tanti altri effetti geotecnici che ovviamente destava la meraviglia del pubblico. Il giochi d'artificio fosse sempre esempio, un elemento molto importante per il festivo, sempre, da sempre. Poi vennero ridotti, nel periodo quando venne Ricere Caraccio. Chi era Ricere Caraccio? Era Enrico Lanardi, era un uomo illuminato, siamo nel secolo del periodo del luminismo e quindi portava tanta novità, abolì insomma l'Inquisizione, diminuì certi privilegi da parte dei nobili e quindi non era neanche ben visto dalla società. E un anno, nel 1783, decise di dimezzare il festino, di togliere alcune, voleva togliere sia il fuoco del Palazzo Reale, quello ci riuscì, e sia il campo che non fa, quello non ci riuscì. E perché? Perché secondo lui con quei soldi si poteva fare qualche altra cosa di più utile piuttosto che una festa. Ma dietro c'era anche un'altra questione politica, perché ovviamente Napoli è stata per emergere e quindi i napoletani vedono di malocchio questa sorta di grande esaltazione di questa festa, perché nonostante San Gennaro era una festa famosa, però non aveva la stessa bellezza del festivo di Napoli, anche perché un campo non lo potevano realizzare a Napoli con la struttura urbanistica come si realizza anche altri fatti. E quindi proprio con questione e poi praticamente cosa è successo? Che quando il popolo ha sentito che il viceré poi per due giorni a festino è successo un effetto. Persino il marchese di Villa Bianca cominciò a scrivere messe e corna sul viceré Caraccio. Il segretario del Senato di Palermo, che era la Plata, riuscì a